Possiamo direi iniziare questa seconda giornata. Mi presento intanto a chi non mi conosce, sono Giuseppe Sarli, afferisco al Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie di questo Ateneo, dell'Ateneo di Bologna, e sono un patologo veterinario. Sono anche da almeno 5 anni membro di questa Accademia delle Scienze, da 2 anni come accademico benedettino. Ho organizzato, come vi ha detto già 2 settimane fa, insieme al collega Lucio Cocco, queste 2 giornate orientate allo valorizzare, mettere in evidenza lo stato dell'arte nella medicina e nella veterinaria dopo un anno di pandemia. E la giornata di oggi ha, come argomento dominante Covid-19, perché la necessità di un approccio One Health. Io ho preparato un attimo intanto del termine One Health. Chi di voi ha assistito alla giornata del 12 di maggio, sul terminare della sua presentazione la professoressa Maria Carla Re aveva già dato un po' un anticipo di questo approccio, di questo virus che in maniera così pesante ha afflitto il genere umano. In realtà non si può pensare di combattere solamente avendo la visione sull'uomo, ma ci vuole un approccio One Health. In un certo senso ha anticipato un pochettino le tematiche che saranno affrontate oggi. Per chi non conosce, o non ha mai sentito molto il termine One Health, esiste. Se andate sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità e digitate One Health, c'è una definizione un po' più lunga, ma io non voglio portare via tempo ai relatori. Vi leggo solamente la definizione data dal One Health Initiative Task Force nel 2008. Per One Health si intendono gli sforzi collaborativi di più discipline che lavorano a livello locale, nazionale e globale per raggiungere una salute ottimale per le persone, gli animali e il nostro ambiente. Oggi la giornata sarà prevalentemente indirizzata al Covid, rimanere nel tema, ma sicuramente l'ambiente, il termine One Health è molto più trasversale, si coinvolge sotto molti punti di vista della nostra vita, non necessariamente legati alle malattie infettive. Incominciamo. Il primo relatore è il professor Nicola De Caro, è professore ordinario di malattie infettive degli animali domestici presso l'Ateneo di Bari ed è anche il presidente dell'Associazione Italiana Infettivologi Veterinari, ANIV. Il professor De Caro si è sempre occupato di coronavirus animali e quindi per questo a lui ho pensato di affidare la trattazione epidemia da SARS-CoV-2, qual è il legame con la medicina veterinaria e il pericolo di una panzosia. Grazie Nicola, e tu lo schermo per iniziare la presentazione. Sì, grazie, buon pomeriggio a tutti e ringrazio l'Accademia delle Scienze per aver organizzato questo evento bifasico, il professor Sarli per avermi invitato. Devo dire che ho partecipato a numerosi convegni in quest'anno pandemico, come penso tanti dei miei colleghi, però oggi sono leggermente in difficoltà perché la professoressa Capo ha già parlato del professor Marcato, da cui libri abbiamo tutti studiato, però vedo che sono collegati anche altri miei colleghi, quindi mi sento un po' sotto esame, anzi saluto anche il professor Prosperi, che tutti ricordiamo. Ho visto che è collegato e quindi inizierei la mia relazione. Condividiamo lo schermo. Ecco qui. La mia relazione sarà incentrata soprattutto nel capire qual è il rapporto tra questo virus e altri coronavirus animali, e quindi nel capire da dove viene fuori questo virus e poi nell'affrontare un pericolo che era già stato un anno fa, come vedremo, paventato dalla professoressa Capua, cioè il rischio di una panzozia.
Io cercherò di stare nei tempi, posso fare qualche minuto, ma al massimo poi vado avanti velocemente se vedo che il tempo sta per finire. E per capire qual è la circolazione dei coronavirus e perché è successa questa pandemia e altre pandemie potrebbero succedere in futuro, dobbiamo leggermente soffermarci sull'agente eziologico, il coronavirus. Io con un collega, Alessio Lorusso, con cui collaboro molto, che sta all'Istituto Zooprofilattico di Abruzzo e Molise ed è un mio ex dottorando, oltre che un amico personale, ho scritto una review proprio per affrontare l'argomento dei coronavirus animali e far capire quello che è successo negli animali e quello che è successo poi nell'uomo, visto che anche l'uomo è un animale. Come diceva un presidente di regione qualche mese fa, anche l'uomo è un mammifero, se vi ricordate. E quindi iniziamo col dire che i coronavirus sono virus molto eterogenei tra di loro. Innanzitutto esistono quattro generi nell'ambito di questa famiglia, che sono alfa, beta, gamma e coronavirus. Ma la cosa più importante è che i reservoari, i serbatoi naturali di tutti i coronavirus sono o i pipistrelli, soprattutto per quanto riguarda alfa e beta coronavirus, oppure gli uccelli per quanto riguarda gamma e delta coronavirus, che sono un po' più sconosciuti all'uomo perché non ci sono coronavirus gamma e delta che finora sono passati in maniera chiara alla specie umana. E questi virus, sicuramente hanno parlato dei colleghi medici di questo aspetto nello scorso incontro, però giusto per riassumere un po', sono virus con envelope. L'envelope è questa membrana glicolipoproteica esterna da cui si dipartono delle proiezioni glicoproteiche. Le più importanti sono sicuramente le proteine dello spike, degli spikes. E sono virus ad RNA, sono tra i virus ad RNA quelli che hanno l'RNA di maggiori dimensioni, dai 27 ai 32, dalle 27 alle 32 mila basi. E la loro organizzazione genomica è abbastanza particolare perché hanno i due terzi del genoma occupata dal gene della polimerasi, l'RNA polimerasi virale, e l'ultimo terzo da geni che codificano soprattutto per proteine strutturali, tra cui la più importante, come sapete, la proteina degli spike. Ma la caratteristica di questi virus è quella di avere una notevole plasticità antigenica e biologica. Sono virus che mutano e cambiano la loro attitudine biologica. Come fanno a mutare? Attraverso due meccanismi principali, le mutazioni e le ricombinazioni. Le mutazioni sono intrinsecamente legate al fatto che sono virus ad RNA e quindi hanno un RNA polimerasi che sbaglia. Durante la copiatura, la trascrizione dell'RNA genomico, l'RNA polimerasi, meno di altri virus come i virus influenzali, sbaglia, incorpora degli errori ai quali ha una scarsa capacità di rimediare, sempre più rispetto ai virus influenzali, come la collega Capua ci insegna naturalmente. E questo fa sì che si accumulino delle mutazioni che poi, se sono vantaggiose per il virus, in una logica evoluzionistica tipicamente darwiniana, tendono a fissarsi. Ma soprattutto questi virus vanno incontro anche a fenomeni di ricombinazione, che significa che se due o più coronavirus infettano lo stesso organismo e ancora più raramente la stessa cellula, per il meccanismo replicativo di questi virus, che non sto qui a spiegare, perché è una questione molto complicata, l'RNA polimerasi può saltare da un coronavirus, dal genoma di un coronavirus al RNA di un altro coronavirus, andando a creare degli ibridi, dei virus nuovi con caratteristiche biologiche e antigeniche diverse dai virus parentali, da quelli che l'hanno originato. Io, per far capire agli studenti, parlo sempre, si origina quello che noi chiamiamo un frutto misto, che ha delle caratteristiche intermedie tra i virus parentali o anche totalmente nuove. E in medicina veterinaria, tra i coronavirus animali, abbiamo tanti esempi di ricombinazioni. Le ricombinazioni molto spesso avvengono tra due coronavirus e quindi si parla di ricombinazioni omologhe perché si tratta di virus simili. Per esempio, sappiamo che un genotipo del coronavirus felino, il tipo 2, si è originato attraverso una ricombinazione tra il coronavirus felino tipo 1 e un coronavirus del cane, per cui un gatto molto probabilmente si sarà infettato sia col coronavirus del cane che con un coronavirus del gatto. I due virus si sono ricombinati dando origine a questo nuovo genotipo. Ma noi a Bari, come diceva il professor Sali, ci occupiamo da tanto di coronavirus animali, in particolar modo del coronavirus del cane, anche felino, e abbiamo scoperto per esempio un coronavirus ricombinante tra il coronavirus del cane e un virus del suino che si chiama virus della gastroenterite trasmissibile suina. Questi virus si sono ricombinati tra di loro dando origine
a questo virus Frankenstein che, come vedete, ha uno scheletro formato dal coronavirus del cane, ma un pezzettino proprio della proteina degli spike, che è quella importante perché si aggancia ai recettori cellulari, stimola la risposta immunitaria e invece deriva dal virus della gastroenterite trasmissibile. Poi ci sono ricombinazioni eterologhe quando la ricombinazione avviene con virus diversi, anche altri organismi diversi dai coronavirus. Per esempio c'è un sottogruppo di beta coronavirus, tra cui un virus respiratorio, che è lo C43, uno dei coronavirus endemici, che possiedono un gene in più, le l'emagglutinina esterasi. E da dove viene questo gene? Questo gene, in base alle ipotesi che sono state ricostituite, deriva molto probabilmente dall'emagglutinina di virus influenzali tipo C. Questi virus hanno regalato il loro gene dell'emagglutinina ai coronavirus, a questo tipo di coronavirus, che hanno acquisito quindi delle nuove caratteristiche. E più recentemente abbiamo la segnalazione anche di un coronavirus del pipistrello ricombinante con un ortoreovirus, che è un virus totalmente diverso dai coronavirus. Questa ricombinazione ha fatto acquisire al virus del pipistrello, che non c'entra niente con SARS-CoV-2, un gene in più, un gene che conferisce un'attività fusogena, cioè di passaggio da cellula infetta a cellula sana senza dover passare nell'interstizio. Quindi queste breve notizie sui coronavirus per farvi capire che l'insieme di mutazioni puntiformi e eventi ricombinanti o ricombinativi ha determinato e determina in continuazione la nascita di nuovi genotipi, nuove varianti, nuovi tipi biologici che possono possedere una diversa virulenza, un diverso tropismo tissutale, cioè cambia l'organo, l'apparato che vanno ad infettare, e anche possono compiere il salto di specie andando ad ampliare il loro host range, cioè lo spettro d'ospite. E abbiamo tanti virus in medicina veterinaria che hanno cambiato le loro abitudini, le loro attitudini biologiche. Per esempio, se vi ricordate, il virus della gastroenterite trasmissibile del suino ha un virus che ha un tipico tropismo enterico, infetta gli enterociti. Questo virus, a un certo punto, una sottopopolazione virale, ha perso un pezzo del gene della proteina degli spikes e ha cambiato tropismo. Ha iniziato ad infettare invece l'epitelio respiratorio, trasformandosi nel coronavirus respiratorio del suino. Quindi si è passati da un virus enterico ad un virus respiratorio. Nei piccoli animali abbiamo il classico esempio dei coronavirus felini. I coronavirus felini esistono in natura in due diversi biotipi, un biotipo enterico ed uno virulento. Il biotipo enterico infetta tantissimi gatti, è un virus poco patogeno, causa delle enteriti al massimo di modica entità, ma soprattutto delle infezioni persistenti. Il virus enterico ha replica negli enterociti, ma ogni tanto, a seguito dell'accumulo di alcune mutazioni che solo oggi sono state identificate da pochissimi anni, questo virus ha la capacità di trasformarsi in un virus estremamente aggressivo, patogeno, che si chiama virus della peritonite infettiva felina. Questo virus della peritonite infettiva felina, grazie a queste mutazioni nella proteina degli spike, che è sempre quella più importante visto che media il legame recettoriale, ha acquisito la capacità di legarsi ai monociti macrofagi e quindi determina infezioni sistemiche. Non solo, determina un'alterazione del pattern citochimico di queste cellule, creando quella che siamo ormai abituati tutti a chiamare la tempesta citochimica, con meccanismi non estremamente dissimili. Ora mi perdoneranno i colleghi di anatomia patologica perché io non sono un patologo generale, rispetto a quelli del Covid-19, in quanto si ha una ipersecrezione, per esempio, di citochine proinfiammatorie che vanno a determinare la formazione di essudati in tutti gli organi cavitari. Il risultato è questo, per esempio l'ascite, si parla infatti di peritonite infettiva, questa la saltiamo. E poi ci sono dei salti di specie. Noi per esempio abbiamo studiato l'evoluzione, anche i passaggi interspecie, di un gruppo di coronavirus, sono alfa coronavirus 1 e comprendono alcuni coronavirus di cane, gatto e suino, e abbiamo dimostrato, grazie allo studio di una proteina particolare presente in alcuni di questi virus e che è stata persa in altri virus, abbiamo dimostrato che questi virus derivano da un comune ancestore da cui poi si sono evoluti il coronavirus del cane, il coronavirus felino, e poi il virus della gastroenterite trasmissibile deriva proprio da un coronavirus del cane. Quindi un passaggio di specie da
un carnivoro probabilmente selvatico, a cane, gatto, poi di nuovo passa al suino. E i suini rappresentano un esempio eccezionale di passaggi interspecie. I suini hanno una marea di coronavirus, la maggior parte di questi causa delle forme enteriche, e man mano che passano gli anni si scoprono sempre nuovi coronavirus. Da dove derivano questi coronavirus dei suini? Alcuni dei pipistrelli, oltre a quelli che abbiamo menzionato, vedete, negli anni più recenti sono passati nel suino due nuovi coronavirus, quello della diarrea epidemica del suino e quella della sindrome diarroica acuta del suino, in America e in Asia, ma abbiamo anche esempi di delta coronavirus che sono passati dagli uccelli ai suini, e l'esempio è caratterizzato e costituito proprio dal delta coronavirus del suino, anche questo sta imperversando nel Nord America e in Asia. Ci sono esempi di passaggio di specie anche per i beta coronavirus. Per esempio, c'è un capostipite dei beta coronavirus correlati a quelli del bovino, che è un coronavirus del ratto, che ha dato origine prima a quello del bovino, e poi il coronavirus bovino, che si pensa abbia causato una panzozia, quindi una infezione generalizzata tipo respiratorio nella prima metà dell'Ottocento. Questo virus molto probabilmente nella seconda metà dell'Ottocento è passato all'uomo, diventando coronavirus umano C43. C43, che è uno dei coronavirus endemici dell'uomo. E altri passaggi di specie sono stati identificati più di recente. Addirittura c'è un gamma coronavirus che dagli uccelli, probabilmente da uccelli marini, è riuscito a passare a un beluga, che è appunto un cetaceo, causando anche una malattia abbastanza importante. Per ritornare al nostro virus, nell'uomo, prima del coronavirus che ha causato il Covid-19, prima ancora del coronavirus della SARS, che è il primo coronavirus altamente patogeno che è stato identificato, si conoscevano già alcuni coronavirus, altri sono stati identificati dopo, comunque circolavano questi virus a bassa patogenicità. Ce ne sono quattro cosiddetti coronavirus endemici, che non causano forme mortali ma soltanto forme simili influenzali o di raffreddore, tra cui il 229L, NL63, l'HK1 e lo C43. Tutti questi virus derivano dai pipistrelli per passaggio diretto o indiretto. Abbiamo visto che lo C43 deriva dal suino, ma ancora più incredibilmente l'ipotesi più accreditata sulla nascita del 229E, che è un alfa coronavirus, è che ci sia stato un passaggio dal pipistrello a un ospite intermedio identificato in un camelide, che è l'alpaca. E anche per i coronavirus ad elevata patogenicità, che sono SARS e MERS, sappiamo oggi che derivano da coronavirus dei pipistrelli che poi sono passati all'uomo tramite ospiti intermedi. Il virus della SARS nel 2003 è passato dal pipistrello a carnivori selvatici, tra cui molto probabilmente, ma non solo, lo zibetto delle palme e altri carnivori. Il virus della MERS nel 2012, questa ancora esiste, circola anche se da cluster molto limitati, è passato dal pipistrello all'uomo attraverso i dromedari. Si tratta di due virus che SARS è stato eradicato, MERS no, ma con un livello di patogenicità molto elevato e di letalità molto elevato, tanto che la letalità della SARS era dell'11%, della MERS addirittura del 30%, quindi un terzo dei pazienti infetti muoiono. Ma per fortuna la MERS non si è mai adattato totalmente all'uomo e nessuno dei due è stato capace di dare delle forme pandemiche. Quindi, quali sono le condizioni che portano poi al passaggio di questi virus dagli animali all'uomo? Una delle condizioni, non è l'unica, predisponenti, è rappresentata dai cosiddetti wet market, cioè i mercati di animali vivi che esistono soprattutto in Asia e in Africa anche, dove c'è un rimescolamento tra diverse specie animali che sono vendute vive, morte, macellate sul posto, e l'uomo, con un riversamento di notevoli liquidi organici. Ecco perché wet market, sono mercati appunto bagnati. Quindi l'origine del SARS-CoV-2 molto probabilmente è dovuta proprio al wet market, tanto che i primi casi sono stati osservati, almeno secondo i report più credibili, nell'ambito del mercato del pesce di Wuhan, a Wuhan, dove si vendevano anche tantissimi animali, non solo pesce naturalmente. Però, come sapete tutti, ci sono anche varie teorie più complottistiche o che prevedono un atteggiamento meno trasparente della Cina, su cui poi possiamo anche discutere,
E in base a queste teorie, il virus sarebbe nato a seguito di esperimenti di laboratorio. Ci sono stati anche c'è stato un premio Nobel che ha avvalorato questa ipotesi, parlando di un virus totalmente costruito in laboratorio. Perché nasce questa ipotesi? Perché nella regione di Wuhan esiste un istituto di virologia di massima sicurezza dove i coronavirus vengono manipolati, il coronavirus dei pipistrelli, dove ci sono anche pipistrelli vivi che vengono usati per esperimenti. E quindi si pensa che qualcuno ha pensato che il virus sia stato creato in laboratorio. Questa è un'ipotesi che io mi sento totalmente di rigettare. In base a quello che vi ho detto e in base alle evidenze scientifiche che abbiamo al momento, nulla lascia intendere che il virus sia stato creato in laboratorio. Diverso invece il fatto che l'ipotesi che è stata rilanciata nelle ultime ore, vedete, questo è il Corriere della Sera di oggi, in base alla quale il virus potrebbe essere scappato dal laboratorio, fuoriuscito dal laboratorio. Cioè, io sono anche disposto ad ammettere che si tratti di un incidente di laboratorio, ma di un virus naturale. Cioè, un virus che probabilmente infettava dei pipistrelli presenti in laboratorio, probabilmente era stato isolato in quel laboratorio, ma un virus di origine naturale che poi per un errore nelle norme di biosicurezza possa essere fuggito dal laboratorio. E infatti, perché è avvalorata l'ipotesi naturale? Perché il parente più stretto rispetto al SARS-CoV-2 lo troviamo proprio nei pipistrelli. Al momento non è stato individuato un virus totalmente identico, ma neanche del SARS-CoV-2 è stato individuato un virus del SARS-CoV, del primo coronavirus associato alla SARS del 2003. È stato identificato un pipistrello che aveva la esatta costellazione genetica di quel virus. Sono stati trovati in una grotta della Cina frammenti, virus che avevano tutta la costellazione, ma non in un unico ceppo. E quindi questo virus del pipistrello condivide la più elevata identità genetica, ma abbiamo anche esempi, i ricercatori hanno riscontrato sempre nel 2020 anche virus simili, per esempio in una specie asiatica che è il pangolino, un mammifero asiatico. Il pangolino si presenta più distante dal punto di vista genetico rispetto al virus del pipistrello, però stranamente ha tutti e sei gli amminoacidi importanti di una regione della proteina degli spike che si chiama receptor binding domain, che è quella che si attacca ai recettori ACE2, identici rispetto al SARS-CoV-2. Quindi si tratta di fenomeni di ricombinazione ed un'evoluzione convergente. Per cui le ipotesi più probabili sull'origine del SARS-CoV-2 è che sia derivato dai pipistrelli o per un passaggio diretto dal pipistrello all'uomo oppure un passaggio mediato da ospiti intermedi, quali possono essere lo stesso pangolino o anche un carnivoro non ancora, o un altro animale non ancora identificato. L'ultima parte della presentazione è rivolta invece al rischio della panzozia. Devo dire che la collega Ilaria Capo è stata quasi una Cassandra, possiamo dire, nel termine brutto della cosa naturalmente, perché già ad aprile del 2020 aveva lanciato l'ipotesi suggestiva, soprattutto all'epoca, che il Covid-19 da pandemia, cioè quindi da malattia, da infezione degli uomini, potesse trasformarsi in panzozia, cioè in una malattia, in un'infezione che si diffonde tra gli animali e che riconosce negli animali un serbatoio. Infatti, già le analisi di bioinformatica avevano dimostrato che il recettore ACE2 di molte specie animali è conforme, diciamo, è pronto per un legame recettoriale con la proteina degli spike di SARS-CoV-2. E qui vedete una graduatoria che è stata fatta, l'immagine un po' sfocata, rispetto alle diverse specie animali. Naturalmente, tolto l'uomo, gli animali più sensibili, in base a una previsione su base bioinformatica, sono i primati non umani, ma c'è una differenza tra i primati non umani, perché sono molto sensibili, e poi lo vedremo anche con le prove di infezione sperimentale, le scimmie, le cosiddette scimmie del vecchio mondo, che si chiamano catarrini, e quindi per esempio macachi, gorilla, scimpanzé, eccetera. Meno sensibili sarebbero invece le scimmie del nuovo mondo, i cosiddetti platirrini, perché hanno il naso piatto, le narici invece nei catarrini sono come nell'uomo poste sotto il naso, e guardare in giù, e quindi ci sarebbe questa diversa sensibilità. Poi abbiamo i carnivori, in particolar modo i felidi, ma il cane invece si trova molto sotto come possibile sensibilità.
E a livello intermedio abbiamo una serie di animali, tra cui gli animali. I carnivori, ho detto, i felidi selvatici sono molto sensibili ed alcuni focolai sono stati riscontrati negli zoo. Questo è il primo focolaio in un gruppo di tigri e leoni africani presenti nello zoo del Bronx. Ma chi gliel'aveva portato questo virus alle tigri e ai leoni? Sicuramente i keepers, cioè gli addetti agli animali stessi, che vedete, quattro zoo keepers erano infetti o erano stati infetti, e quindi probabilmente erano stati loro a portare il virus a questi animali nei quali il Covid aveva creato una blanda sintomatologia respiratoria. Altri focolai sono venuti fuori in altri zoo, man mano che passa il tempo. Invece le prove di infezione sperimentale e anche, come vedremo, le infezioni naturali ci dicono che gli animali più sensibili, tolti i primati non umani, al Covid-19 sono i mustelidi. Il furetto nell'infezione sperimentale si è dimostrato capace non solo di sviluppare una malattia simile a quella dell'uomo, ma anche di eliminare grosse quantità di virus con i secreti e gli escreti e di infettare anche furetti che erano messi a contatto. Ed infatti già ad aprile del 2020 ci sono le prime segnalazioni di infezione non nei furetti ma in altri mustelidi, che sono i visoni di allevamento. Visoni di allevamento innanzitutto dell'Olanda, anche in questo caso in questo articolo sono descritti due focolai in due allevamenti, NB1 e NB2, dove i primi ad essere infettati erano sempre gli addetti all'allevamento, erano sempre persone che poi avevano portato il virus tra i visoni. Una volta che il virus è passato nei visoni, l'allevamento si è trasformato in una specie di bomba biologica, perché i visoni sono molto sensibili, eliminano grosse quantità di virus, sviluppano molto spesso ma non sempre sintomi e soprattutto possono accumulare mutazioni puntiformi nel genoma del SARS-CoV-2 dando origine a nuove varianti. Ed è stato questo il problema, perché mentre c'è stato un passaggio sicuramente dagli allevamenti di visoni all'uomo anche in Olanda, come riportato dal ministro della salute olandese, ma il problema più grave è scoppiato in Danimarca. Sia perché in Danimarca sono stati interessati tantissimi allevamenti, soprattutto nella regione del Nord Jutland della Danimarca, dove sono concentrati tutti questi allevamenti, ma sia perché sono nati in questi allevamenti di visoni, dove il virus era stato portato sempre dall'uomo, delle varianti che sembrano reagire meno rispetto agli anticorpi scatenati, gli anticorpi indotti dai virus classici. E quindi ci si è posto il problema che queste varianti del visone, una volta ripassate all'uomo, potessero, diciamo, evadere la risposta immunitaria conferita anche dai vaccini, che come sapete sono tutti allestiti col ceppo di Wuhan, quindi col ceppo originario e non con le varianti. E questo naturalmente ha preoccupato molto, per cui addirittura ci sono stati, a novembre del 2020, ci sono 214 casi umani infettati con le varianti del visone, ma preoccupava soprattutto una variante, il cosiddetto cluster 5, che aveva un impatto immunologico notevole. Vedete, una riduzione si è osservata di 3,5 volte della neutralizzazione data da anticorpi suscitati dal virus classico che aveva infettato appunto persone da cui poi era stato prelevato il siero. E questa variante, il cluster 5, era stata capace di infettare 12 persone, per cui la Danimarca impone subito lockdown a tutto il Nord Jutland e decide di abbattere ben 17 milioni di animali. E quindi ritorna poi la professoressa Capua dicendo: possono essere i mustelidi a far diventare il Covid-19 una panzozia? Possono diventare queste specie animali reservoir in natura del Covid-19? È una domanda alla quale non abbiamo adesso risposta, ma è un rischio che è sicuramente presente e che va monitorato. Infine, per concludere, ci sono altri animali domestici che sono recettivi all'infezione. Il professor Paltrinieri parlerà dei casi di cane e gatto, sui quali abbiamo lavorato insieme molto spesso, e invece i ruminanti sembrano occupare un posto un po' più basso, sicuramente intermedio tra il cane e il gatto, hanno una bassa sensibilità, ma non sembrano rappresentare un problema epidemiologico, come non lo sono i suini. Invece, torno a dire che ci sono altre specie che potrebbero essere più problematiche, per esempio alcuni roditori come i criceti, i conigli un po' meno e
I primati non umani sono importanti non tanto come riservoir dell'infezione, ma perché sono utilizzati come modello animale, sono il miglior modello animale per quanto riguarda la malattia nell'uomo, ma soprattutto si pone anche un problema dal punto di vista di conservazione di alcune specie che sono a rischio, come i gorilla. Vi faccio vedere che c'è stata la chiusura di alcuni parchi naturali anche in Africa, perché quando si è capito che il gorilla era sensibile all'infezione poteva sviluppare anche forme gravi, come riportato per esempio in uno zoo di, nello zoo di San Diego, alcuni parchi naturali hanno deciso di chiudere le porte ai visitatori per proteggere gli animali. Questo per esempio il parco del Virunga nella Repubblica Democratica del Congo, ma questo ha comportato anche delle problematiche di conservazione degli animali, perché chiudendo i parchi ai visitatori hanno perso il lavoro le guardie che stavano in, in quei parchi, e quindi si sono aperte le porte al bracconaggio che si è intensificato in questo anno di lockdown. Io ho finito la mia presentazione, vi lascio con questa diapositiva allarmante se volete, perché proprio nei giorni scorsi c'è stata una pubblicazione scientifica che io considero valida, perché una delle autori è Linda Saif, che è una dei più importanti esperti internazionali di coronavirus animali. In Malesia, in sostanza, sono stati ritrovati tra il 17 e il 18 sette persone positive al coronavirus, del sette persone ricoverate con forme respiratorie polmonari positive al coronavirus del cane, che è il coronavirus che io studio da quando ero studente. La mia tesi di laurea è stata sul coronavirus, la mia tesi di dottorato in Italia, la mia tesi di PhD ad Utrecht è stato proprio sul coronavirus del cane. Quindi un rischio che conosco molto bene, io non sono spaventato, sicuramente il report ha una sua attendibilità, però bisogna capire bene se questo virus si trovava lì senza causare nulla, anche perché c'erano altri virus associati all'infezione, oppure realmente si tratta di casi sporadici in cui il coronavirus del cane ha potuto infettare l'uomo e causare forme di polmonite. Io su questo sono abbastanza ottimista, ripeto, per i campioni che ha manipolato il mio laboratorio, nessuno di noi ha avuto mai forme polmonari da coronavirus del cane. Questo vi lascio soltanto con la mia tesi di PhD ad Utrecht, dove vedete in commissione la PhD Defense a Utrecht è estremamente serio. La cerimonia viene fatta in latino, naturalmente la discussione in inglese, e tra i commissari c'era anche Marion Kupmans, che ha fatto parte del gruppo di studio sull'origine del coronavirus, che devo dire, se volete ne possiamo discutere, tanti dubbi ha lasciato per probabili ingerenze della eccessive ingerenze della Cina nel condizionare il report e nel limitare l'accesso alle informazioni da parte dei ricercatori. Vi ringrazio per l'attenzione, spero di non essermi dilungato molto, ma diciamo l'argomento si prestava purtroppo a uno sforamento del tempo. Allora, grazie Nicola, bellissima presentazione, proprio il messaggio che volevo lanciare come un virus, cioè una tipologia di virus che ha molti nessi con il mondo animale e che può creare i presupposti per un coinvolgimento di altre specie animali, direi che sei riuscito perfettamente a lanciare come messaggio. Ecco, io quindi grazie, e come ho già detto la discussione la rimandiamo alla fine per i colleghi e i nostri studenti che seguono sul canale YouTube. Possono, ho dato il mio indirizzo di posta elettronica, mandarmi mail per eventualmente formulare domande ai relatori. Prima di passare al secondo intervento, io mi scuso con il professor Tega, l'enfasi di Ilaria verso il professor Marcano mi ha fatto un pochettino perdere la scaletta che dovevo avere, di chiedere al professor Tega se voleva appunto dare i saluti e i convenuti per questo pomeriggio, quindi professore, se vuole può farlo adesso. Sto seguendo la vostra conversazione, il vostro seminario straordinario, e anche le parole che ci ha detto la professoressa Capua, quindi non mi sarei mai permesso di interromperla. Volevo soltanto darvi il benvenuto da parte dell'Accademia delle Scienze, perché stiamo facendo questi seminari, abbiamo fatto uno diretto, coordinato dal professor Lucio Cocco poco tempo fa, e vorremmo provare a sottrarre l'Accademia da un ruolo di Accademia, non solo questa, da ruolo tradizionale. Sembra solo che le accademie debbano in qualche modo comunicare la scienza, che già molto,
In questo momento però l'Accademia ha un altro compito, e sia quello di difendere il valore della scienza e quindi di mostrare a chi ci ascolta, ma anche a chi ci vede nelle registrazioni che facciamo, qual è l'impegno straordinario e quali sono i risultati straordinari che la scienza mette a disposizione dell'umanità, non solo della politica, dell'umanità. Allora il mio ringraziamento nei confronti di chi oggi ha accolto l'invito a venire a questo seminario e di averlo sentito. Mi limito qua, continuo ad ascoltarvi. Molte grazie di essere con noi. Grazie, professore. Dunque, passiamo al secondo intervento tenuto dal Saverio Paltrinieri, è professore ordinario di patologia generale e anatomia patologica veterinaria e direttore dell'ospedale veterinario universitario dell'Università di Milano. Il professor Paltrinieri si è da sempre occupato di patologia clinica ed è stato coautore di recenti segnalazioni sulla relazione, come ha già anticipato il professor De Caro, fra SARS-CoV-2 e cani e gatti. Cosa diciamo molto sentita, ogni tanto i giornali danno un'enfasi anche un po' eccessiva a questo problema, quindi il titolo della presentazione del professor Paltrinieri è Covid-19, i dati di indagini sui PET in Italia. Prego Saverio. Grazie, buona giornata a tutti, grazie Giuseppe, ringrazio l'Accademia e il professor Sarli per avermi invitato. Anch'io, come i colleghi che l'hanno detto prima, sono molto emozionato di parlare davanti a amici, ma soprattutto ai maestri. E poi sono un patologo tra i virologi, quindi il rischio della figuraccia è dietro l'angolo, quindi l'emozione è maggiore. Come è già stato detto, noi abbiamo svolto degli studi sugli animali domestici in Italia, inizio con una sorta di disclaimer, nel senso che i dati che abbiamo generato sono stati creati nell'ambito di un progetto che abbiamo iniziato nella primavera scorsa con il professor De Caro ed altri colleghi, il cui acronimo è COVID in PET, questo è una schermata del sito dove vengono riassunti poi i risultati. Vado rapidamente ai dati, ma volevo così accennare brevemente da dove è nata questa cosa, un po' da quello che si diceva prima, da una delle ultime cose che ha detto il professor Sarli ora, cioè nella primavera scorsa tutti spaventati dalla prima fase dell'epidemia, giustamente, sono comparsi prima sulla stampa che su organi ufficiali una serie di informazioni, di segnalazioni di singoli casi nei cani, nel gatto, primo famoso cane di Hong Kong, poi subito dopo un altro, poi un gatto in Belgio e così via. E vabbè, questo ha creato un fortissimo allarmismo e al contrario, sia sulla stampa che anche a livello di organi ufficiali c'è stata un po' una tendenza a smorzare subito questo allarmismo riportando così, facendo filtrare l'idea che in effetti non c'è un rischio. Anche il nostro Istituto Superiore di Sanità allora nell'aprile 2020, quando c'erano, lo diciamo oggi, 800.000 casi nell'uomo, faceva un ragionamento basato molto sul buon senso. 800.000 casi nell'uomo, 4 casi riportati negli animali, che però non vuol dire che non ci siano casi negli animali, quindi questo secondo noi ai tempi era un po' uno stimolo a andare ad approfondire, perché come è sbagliato l'allarmismo è anche sbagliato dire va tutto bene e non ci sono rischi. In più ci sono stati dei lavori che addirittura ci dicevano che sulla base di modelli molecolari potevamo stare tranquilli a stare con cani e in particolare in questo caso con bovini, perché la predizione di rischio di infezione era bassa, basandosi sul fatto che siccome i virus sono simili probabilmente il contatto col virus del cane ci avrebbe protetto dal punto di vista anticorpale, ma uscivano anche studi che dicevano il contrario, anzi che associavano la maggiore presenza in Lombardia rispetto ad altre regioni italiane di coronavirus con la maggiore presenza di cani. Poi gli autori si sono un po' corretti, si sono accorti che in Lombardia oltre al maggior numero di cani c'è anche più inquinamento, più densità di popolazione, una serie di fattori di rischio che potevano giustificare l'inizio della pandemia in queste aree.
Tutto sommato però questo allarmismo ha avuto degli effetti, cioè abbandoni di animali che poi sono stati un po' ridimensionati nel tempo, ma qua noi, il nostro ospedale veterinario è a Lodi, siamo a due passi dalla prima zona rossa d'Italia, quindi qui è stato particolarmente sentito. I colleghi dell'ATS avevano molte richieste e avevano molti cani recuperati, cani o gatti recuperati perché abbandonati nell'ambito, così forse sulla scia di queste informazioni poco... così un po' preoccupanti. Finalmente sono uscite delle linee guida ufficiali a partire dall'Istituto Superiore di Sanità, il Ministero della Salute, l'Associazione dei Virologi, e si è cominciato a fare un po' chiarezza, ma nel frattempo eravamo cominciato, sentendoci col professor De Caro, a esplorare effettivamente quanto fosse il livello di rischio dovuto all'esposizione a coronavirus di cani e gatti. E si è sviluppato questo progetto che vede coinvolti noi, l'Università di Bari, lo zooprofilattico, il Parco Tecnologico Padano, che è un ente di ricerca del territorio, finanziato da Fondazione Cariplo e Regione, con lo scopo proprio di vedere quanto è diffuso il coronavirus negli animali e come gli animali possono fungere da vettori trasportatori del virus e quindi sostenere un possibile ruolo nei confronti dell'infezione umana. Anche questa era la cosa che interessava più noi patologi, evidenziando eventuali alterazioni cliniche di laboratorio o post-mortali associate a positività. Lo studio aveva poi altri aspetti collaterali che sono ancora in via di definizione, compresa l'eventuale interazione tra il coronavirus eventualmente isolato in cani e gatti e i coronavirus propri delle singole specie che, come si è visto prima, possono, almeno teoricamente, possono interagire. Il fatto di oggi parliamo soprattutto dei dati relativi alla diffusione della malattia, che sono stati riassunti in questo primo lavoro pubblicato lo scorso autunno, riferito a dati generati durante quella che oggi chiamiamo la prima ondata della pandemia. Abbiamo campionato circa un migliaio di animali con diversi tipi di campionamenti, sono stati prelevati campioni di sangue per esami sierologici, ma anche tamponi orofaringei, nasali, rettali, in diverse combinazioni tra loro. Nell'insieme sono stati esaminati circa 500 tamponi prelevati da animali con diversa esposizione all'infezione, alcuni di proprietari sicuramente positivi, altri di stato non noto, e di fatto questa indagine ha rilevato una quasi completa, una assoluta negatività. Nessuno degli animali ha evidenziato coronavirus nei tamponi prelevati con indagini molecolari, con la PCR. Al contrario, in diverse aree, soprattutto in Lombardia, dove era stata fatta la maggior parte del campionamento, si sono rilevati animali sieropositivi. E gli animali sieropositivi erano, nel nostro studio, in questo primo studio, prevalentemente cani, meno frequentemente gatti, e prevalentemente cani o gatti di persone di cui conoscevamo la positività, molto più raramente persone di cui non conoscevamo la positività o che risultavano negativi. Un tasso di infezione di sieropositività decisamente alto nel cane, circa il 10% dei cani. Questo dato ci dice che circa il 10% dei cani sono quantomeno entrati in contatto con il coronavirus che circolava nelle nostre aree in quel periodo, e circa il 5% dei gatti, soprattutto nell'area dei gatti di proprietà di persone infette da coronavirus, soprattutto animali adulti. E vedremo, ritorneremo poi su questo aspetto. E già da questo primo studio è emersa una sorta di correlazione positiva tra l'incidenza della malattia nell'uomo, la prevalenza della malattia dell'uomo e il tasso di positività negli animali, sia nel cane che nel gatto. Più erano più positivi gli animali che vivevano in zone dove c'erano tante persone positive, indipendentemente dal rapporto con proprietari positivi. Successivamente i colleghi di Torino hanno coinvolto anche me e il professor De Caro in quest'altro studio esclusivamente sierologico che sta per uscire su Emerging Infectious Disease, in cui di fatto si è confermato quello che abbiamo visto prima, cioè una prevalenza bassa ma non bassissima di positività sia nel cane che nel gatto. Quindi i due studi, diciamo, condividono il fatto che la sieropositività non è 5-10%, ma non eccessivamente elevata rispetto agli animali che sono stati campionati. Lo studio differisce però nella prevalenza tra popolazioni. Noi avevamo rilevato più infetti tra i cani, loro in quest'altro studio, in questo secondo studio, sono stati rilevati più infetti tra i gatti. Questo può dipendere da molti fattori, anche banalmente da quanti animali sono stati campionati, da dove venivano gli animali campionati in termini di rapporti con i proprietari.
ma anche dalla diversa tecnica utilizzata. Nel primo studio è stata utilizzata la neutralizzazione, la virus neutralizzazione, nel secondo un ELISA, che potrebbe confondere, anche se sono stati fatti delle prove preliminari per tendere ad escludere questo fenomeno, non può essere del tutto escluso, a confondere antigeni di virus molto simili tra loro. La cosa che accomuna i due studi però è il fatto che anche in questo secondo studio praticamente tutti gli animali che sono risultati positivi sono animali che sono a contatto con proprietari positivi, e quindi anche in questo caso l'associazione proprietario positivo animale positivo si conferma. Abbiamo già detto che non si conferma, sembra un po' diverso il rapporto cane-gatto. Praticamente quasi tutti gli animali che sono risultati positivi vivevano in casa con i proprietari, e questo supporta l'idea che sia il proprietario a trasmettere l'infezione al gatto, però c'è anche una piccola percentuale di animali che vivevano o che comunque avevano accesso all'esterno, e questo dato può essere particolarmente da approfondire in relazione a quello che è stato detto prima. Ci sono stati studi sull'infettività sperimentale degli animali, ma anche sulla possibilità degli animali, dei pet, di varie specie animali, di trasmettere l'infezione, e ce ne sono stati diversi, questo è il primo. Ci è stato dimostrato che a seguito di infezione sperimentale di un gatto, gatti conviventi possono sviluppare a loro volta l'infezione. Quindi non solo il gatto che entra in contatto col virus lo può transitoriamente prendere, ma lo può trasmettere ad altri gatti, e se questo è un gatto che gira potrebbe amplificare l'infezione nel territorio. Per verificare questa cosa abbiamo fatto un altro tipo di indagine nel territorio lodigiano, appunto molto colpito sia nella prima che nella seconda ondata della pandemia, campionando gatti registrati, gatti randagi, gatti di colonia che sono stati registrati dalle autorità sanitarie locali, quindi c'è un censimento che ci permette di sapere da dove vengono, quanti sono e quanto rappresentano la popolazione felina. Questi gatti sono stati sottoposti a tre diversi esami sierologici con una successiva eventuale conferma della positività con virus neutralizzazione e a PCR su una serie di tessuti e tamponi, di tamponi prelevati da diversi tessuti. Anche in questo caso tutti i tamponi sono risultati negativi, quindi i gatti di colonia non hanno, i gatti randagi non hanno coronavirus al momento in cui sono stati campionati, ma la cosa curioso è che non hanno neanche anticorpi, ad eccezione di un singolo probabile falso positivo, nel senso che è risultato positivo con un test sierologico ma negativo a tutti gli altri tre, tutti gli altri sono risultati sieronegativi. E questo, vabbè, da un lato non sorprende, perché se abbiamo detto prima che è il contatto col proprietario a rendere più facilmente positivo l'animale, questi sono gatti di colonia, è più facile che non abbiano contatti, ma in realtà qualche contatto l'avevano, perché la gran parte delle colonie che abbiamo investigato sono colonie che sono immerse in ambienti urbani e dove ci sono contatti con popolazioni, con persone diverse dai gestori della colonia, o addirittura con gatti che non appartengono, non sono censiti come gatti della colonia, ma che possono avere contatti poi con l'uomo. Addirittura in una delle colonie i due gestori della colonia erano risultati positivi, ammalati con coronavirus umano, quindi l'esposizione c'è comunque stata. Il dato rilevato però si fa dire che nonostante questa esposizione il gatto che possiamo trovare sul territorio non può fungere da sentinella da un lato di uno stato del tasso di infezione nel territorio stesso e dall'altro sembra non contribuire a diffondere la malattia. In linea con altri studi è stato evidenziato in Spagna, in altre nazioni europee, è stato evidenziato da nostri colleghi in un'altra area della Lombardia, dove è stato trovato su circa 200 animali, di cui 100 campionati in periodo pandemico, uno solo è risultato positivo, quindi di fatto la diffusione ambientale sembra essere molto limitata. Abbiamo anche voluto vedere un'altra cosa, se al di là del tasso dell'infezione, cioè del ritrovare il virus nel tampone orofaringei, nasali o rettali degli animali, gli animali potessero fungere da vettori passivi. Questo ci veniva detto un po' dappertutto, anche nelle linee guida che sono state elaborate da vari organi, anche internazionali. Il cane e il gatto ci dicevano non si infetta, invece i dati ci stanno dimostrando che almeno transitoriamente si infetta e poi sembra liberarsi del virus e in molti casi si riconvertire. Però ci dicevano al limite il cane e gatto può essere come qualsiasi oggetto su cui si può appoggiare il coronavirus, il gatto che condivide la casa con un proprietario positivo
va a dormire sul divano, viene accarezzato dal proprietario, eccetera, eccetera. Quindi l'Organizzazione Internazionale delle Epizoozie raccomandava di limitare i contatti tra persone infette e proprio animale domestico, e questo è assolutamente auspicabile per quello che abbiamo visto prima, però di fatto in questo lavoro molto limitato come numero, nessuno dei gatti esaminati e dei cani esaminati è risultato positivo, non c'era coronavirus sul loro pelo, sulle loro zampe. E vabbè, in alcuni casi questo può essere giustificato dal fatto che il tempo tra l'infezione del proprietario e il momento in cui è stato fatto il campionamento era molto lungo, ma sono stati campionati anche animali nei primi giorni di positività o di malattia del proprietario, e in questo caso la possibile coesistenza proprietario positivo, virus e animale domestico è praticamente certa. Oltretutto, nel lavoro che abbiamo citato prima, sierologico, era stato dimostrato che la probabilità di avere una sieropositività aumenta con i giorni di convivenza, di esposizione al virus, quindi in quest'ottica anche questi animali, se fungessero da vettori, avrebbero avuto risultati positivi. Nell'insieme, quindi, tutti questi dati ci dicono che c'è una circolazione virale e che poi è stata poi confermata da una serie di casi in tutto il mondo. In uno di questi, peraltro, riportato da colleghi svizzeri, è stata trovata anche la positività sul pelo, che invece noi non abbiamo evidenziato, quindi a maggior ragione è bene continuare questo tipo di indagini, perché sono complementari tra loro, diciamo. E anche in Italia, come in tutto il mondo, sono stati evidenziati singoli casi di coronavirus. Il primo riportato fa riferimento alla prima ondata dell'epidemia, è stato registrato in Sicilia, riportava i dati di un gatto del tutto sintomatico. Uno l'abbiamo riscontrato anche noi con alcuni colleghi dell'ospedale Sacco di Milano, che fanno parte del nostro gruppo di ricerca, in un gatto di proprietà di uno dei coautori, peraltro, si è sviluppata una lieve malattia respiratoria subito dopo la positività del proprietario, e in questo gatto è stato riscontrato coronavirus poi a livello di tampone orofaringeo. In questo caso è stato possibile sequenziare il virus e evidenziare che il virus è molto molto simile. L'analisi delle sequenze fa capire che come dice il titolo del lavoro, la via di infezione anche a livello filogenetico probabilmente dal proprietario al gatto, cioè quello che si è visto poi anche in altri casi a livello mondiale. Le segnalazioni di gatti in Italia si completano poi con un altro caso, anche qui associato a una sieropositività al proprietario, di un animale che però aveva anche altre malattie, un linfoma intestinale in questo caso, positivo in PCR, sieropositivo. E per quanto riguarda i cani, a oggi mi risulta un'unica segnalazione, un cane che è stato seguito dal professor De Caro, un cane proprietà di una famiglia pugliese in cui tutti i proprietari erano positivi, e anche il cane qualche giorno dopo ha mostrato una positività che è rimasta costante per qualche giorno e è stata seguita poi da sieropositività nel tempo. Però curiosamente, a fronte di diverse segnalazioni di sieropositività nel cane, i casi riportati non solo in Italia ma anche nel mondo sono molto pochi. Anche in questo caso la filogenesi fa capire che è una human to dog trasmissione e non viceversa, quindi la convivenza dei nostri animali con noi li espone all'infezione. Noi poi ci siamo posti anche la domanda se ci possano essere segni clinici o alterazioni di laboratorio che possano far capire se l'animale ha questa fase transitoria di infezione. In realtà, in tutti i lavori in cui ci viene detto respiratorio sintomatic keto, ci possono riportare qualche alterazione clinica nell'animale, sono alterazioni del tutto transitorie e molto poco significative per la salute dell'animale. Addirittura alcuni colleghi hanno fatto il contrario, cioè sono andati a vedere, prendiamo i campioni di animali con malattie respiratorie e andiamo a vedere quanti hanno il coronavirus, e come si può vedere nessuno su migliaia di campioni prelevati da animali con sintomatologia respiratoria è risultato positivo, né negli Stati Uniti né a livello mondiale. Ci sono una serie di altri patogeni, ma scorrendo fino in fondo non si vede il coronavirus. E questo è un altro esempio in un'altra area geografica. Di fatto, quindi, questi dati cosa dicono? C'è una modica circolazione di SARS-CoV-2 negli animali domestici, probabilmente in quasi tutti i casi in cui è stato dimostrato indotta dal contatto con i proprietari, quindi giusta la raccomandazione anche così
empirica degli organi, delle autorità, di evitare e ridurre il più possibile il contatto, come cerchiamo di, come siamo lontani dai parenti e dalle persone, sarebbe opportuno stare lontani dai nostri animali quando siamo infetti, perché possiamo transitoriamente trasmettere il virus, che però tende a non dare una grossa risposta, tende a essere abbastanza a oggi autolimitante, tanto che il ruolo di sentinella degli animali domestici sembra essere limitato. Il che non vuol dire dimenticare o considerare assolutamente innocui gli animali domestici e smettere di indagare, anche perché è stato già detto che i coronavirus mutano, ricombinano, fanno salti di specie, ricombinano tra loro, e ci sono già degli studi che sono andati a vedere la possibile nascita di varianti o di forme di adattamento che sembrano essere particolarmente frequenti nel gatto, e sebbene non ci sia una grossa trasmissione tra specie a oggi dimostrata, non è detto che l'adattamento del virus al gatto porti a, da un lato, a una possibile interazione con il coronavirus felino, che è quella che stiamo cercando di indagare, e dall'altro alla possibile comparsa di nuove varianti anche negli animali, che possano dare origine, in analogia a quanto dimostrato con altre specie, a problemi ben più grossi. Per cui se i dati a oggi sembrano abbastanza rassicuranti, comunque dimostrano che un certo grado di interazione virus animale domestico da compagnia c'è, ed è opportuno continuare ad indagarlo. Io ho finito. Sono a disposizione per eventuali domande o commenti. Grazie Saverio. Siamo un filino in ritardo sulla tabella di marcia, quindi siccome so che Ilaria potrebbe avere dei problemi a terminare tardi, quindi eventualmente anticipiamo, Ilaria, la tua presentazione. Quindi la presentazione della professoressa Ilaria Capua, una eminenza italiana momentaneamente all'estero. E la professoressa Capua è preeminent professor e direttore del One Health Center of Excellence for Research and Training in Florida, e oltre a questi, è nota anche per essere, come ricordava prima il professor Marcato, un richiamato punto di competenza e riferimento nei media in merito alle strategie che riguardano la lotta al Covid-19. La presentazione della professoressa Capua ha titolo Circular Health. Prego Ilaria, grazie. Grazie a tutti e grazie di avermi ritrascinato verso il mondo della virologia, che ho amato tantissimo e che adesso, insomma, seguo un po' a distanza, però sono proprio divertenti i virus, non c'è niente da fare, sono appassionata. E io adesso faccio altro, io, sapete, sono una ex virologa, non entro in laboratorio dal 2012, è passato di tempo. Però insomma cerco di mettere insieme i pezzi delle cose che ho imparato nel mio percorso per portare avanti un nuovo approccio alla salute, e io cercherò di convincervi che il Covid-19 ha una natura circolare, quindi noi dobbiamo guardare verso una salute più circolare. E a questo proposito, vedete questa foto che è stata fatta in Florida, vivo in un bel paese, in un posto molto bello, però ho pensato che devo essere più diretta, e infatti vorrei... non mi vanno avanti le diapositive, questo non è un buon segno. Vediamo un po'. No, adesso ho visto che è andata avanti. Ah, è andata avanti. Sì. Ecco, ho bisogno... è un po' lento. Ho bisogno di essere più diretta e dirvi, guardate, io ho scritto un libro prima della pandemia che si chiama Salute Circolare, e vorrei proprio che lo leggeste, perché è un libro che parla di noi, che parla di quando l'innovazione può stravolgere i paradigmi, e quindi parla anche molto ovviamente di medicina veterinaria, parla di One Health, appunto di questo nuovo concetto di salute circolare. E dunque, io vorrei innanzitutto cambiare diapositiva, se ci riesco, che ecco, proviamo così. Ecco, parto con questo, parto dicendovi che i patogeni possono avere una
forza trasformazionale incredibile. E pensate che questo matematico britannico ha fatto un conto che tutti i virus che circolano in questo determinato momento nel mondo starebbero dentro una lattina. Quindi pensate, no? Pensate la potenza immensa. E le pandemie sono eventi trasformazionali, no? Cioè ci sono state tante pandemie, ci sono state pandemie causate da batteri, causate da virus, insomma, alcune di queste hanno stravolto la società. E il Covid-19 è una pandemia trasformazionale, cioè è una che l'uomo non è riuscito a mettersi in mezzo, come si era messo in mezzo, per esempio, con l'asiatica, diciamo, con la suina si era messa in mezzo, c'era tutta un'altra storia anche lì. In questo caso è arrivato un po' tardi. E quindi negli eventi trasformazionali c'è il prima e il dopo, i sistemi vengono scossi, no? I sistemi fragili possono crollare. E come specie però dovremmo imparare, cioè non è che possiamo pensare che di tornare a come eravamo prima della pandemia, perché dobbiamo imparare, altrimenti non andiamo avanti. Ecco, ricordo a tutti quanti che insomma tante pandemie hanno avuto un serbatoio negli animali o un progenitore negli animali, no? Il morbillo arriva dalla peste bovina, anche questo, quindi cioè siamo vasi comunicanti, è chiaro, se uno guarda, no, nella storia dell'umanità, noi siamo dei vasi comunicanti con gli animali, e anche l'HIV, no, insomma. Ecco, questa pandemia qua sappiamo che è arrivata da un pipistrellaccio che si è trovato, sembra, pare, insomma questa è la teoria più accreditata, ve lo dico per i non virologi che sono tra di noi, e si è trovato in un posto dove c'era questo pangolino che proprio lì non ci doveva stare. Guardate che dentro Salute Circolare, che è uscito nel 2019, parlo del pangolino e parlo della biodiversità, di come questi animali non devono essere braccati comunque. Ecco, e come diceva prima il professor De Caro, qua abbiamo tutta una serie di animali che vivono in condizioni, cioè per i veterinari i conigli e i cani non devono starci dentro quel posto, no? Io ci sono stata in questi mercati quando mi occupavo di influenza, cioè è un posto dove si respira paura, dove c'è cortisone che gira, no? C'è l'ormone della paura perché queste povere bestie, quindi le difese immunitarie vanno giù. E poi c'è anche l'altro animale, l'animale con la maglietta che manipola i pipistrelli, che è un animale come gli altri e che si infetta. Ma se guardiamo, diciamo, a 100 anni fa, ai tempi della spagnola, nel riquadro a sinistra vedete com'era Wuhan 100 anni fa. Cioè, se fosse successa questa cosa 100 anni fa, si muoveva con i cammelli. Cioè, dove andava? Ecco, è avvenuto oggi, dove è andata? È andata dappertutto, è andata in tutto il mondo e ce l'abbiamo portata noi in tutto il mondo. Con gli aerei. Adesso, al di là della teoria laboratoristica o no, che è tutta un'altra storia, e secondo me non... Vabbè, ne parliamo un'altra volta. Allora, è andato in tutto il mondo, però la cosa che, diciamo, le persone non riescono a capire è che non è uguale. Cioè, perché in un posto così? Perché nell'altro posto succede questo? Perché? È perché? Perché intanto il virus fa il virus. Ma il più grande determinante di quello che fa il virus è l'ospite, intanto. Perché questo è un virus che sotto certe circostanze, alcune circostanze, può essere letale, contagiosissimo, asintomatico, provocare il long covid, provocare, diciamo, episodi di mortalità anche significativa, ma sotto certe circostanze. E quali sono quelle circostanze e che cosa ha generato questi, cosa hanno generato queste pallette di gelatina? Allora, punto numero uno, hanno generato, guardiamo le ramificazioni del problema, ramificazioni. Punto numero uno, dopo 20 giorni di lockdown è diminuito l'inquinamento in Cina. Punto numero due, subito dopo il lockdown sono iniziati a volare meno aerei, adesso
Il traffico aereo credo che sia al 20% di quello che era prima, in America forse un po' di più, ma insomma non si tornerà più a essere tutti sull'aereo, no? come eravamo un tempo. Apro e chiudo parentesi, io mio marito l'ho conosciuto in un aeroporto, quindi insomma non è che ci si guadagna soltanto. Alcune città sono state devastate da questa emergenza, sono state violentate, no? E sono crollate dei sistemi sociali, sono crollate i sistemi sanitari. E questa malattia, questa infezione che ha colpito anche la nostra capacità, la nostra necessità di pregare, no? Di esercitare spiritualità. Questo è il pellegrinaggio alla Mecca. Di solito ci vanno 3 milioni di persone. Questa emergenza ci ha fatto capire il nostro rapporto con la natura, con la biodiversità e quanto abbiamo invaso il mondo della biodiversità e quanto non possiamo permettercelo. Questa emergenza ha mobilitato fondi come non mai, giustamente, ha provocato delle crisi economiche spaventose e quindi sotto un certo punto di vista, essendo questa un'emergenza con uno scuotitore di sistemi, è chiaro che i sistemi possono essere anche ricostruiti, quindi è un momento in cui si possono ripensare determinate cose. E poi c'è la faccenda del genere, questa è una emergenza che ha insomma posto ancora più l'accento sulle diversità di genere, sia dal punto di vista biomedico, ma anche dal punto di vista sociale. Forse è il caso che una volta per tutti ci mettiamo e affrontiamo questo problema con delle strategie che poi non sarebbero neanche tanto difficili. Tutto questo per dirvi che ogni nuvola ha un bordo d'argento, ma questa molto di più, questa ha un arcobaleno dentro, e io l'arcobaleno lo vedo. E l'arcobaleno che vedo è che finalmente Homo sapiens ha capito che non può continuare a comandare e scassare, ma può continuare a comandare, ma deve comandare dal dentro e deve farlo in equilibrio con quello che lo circonda. Cioè Homo sapiens si deve rendere conto che è parte del sistema e che non è un invasore, ma deve esserne, anzi, ne guardiamo. E quindi qual è questo arcobaleno meraviglioso? L'arcobaleno è che finalmente noi possiamo avanzare la salute come sistema, possiamo avanzare la salute di uomini, animali, piante, ambiente con un disegno organico, con un desiderio di fondo, cioè non possiamo più preservare la salute della specie Homo sapiens e mollare, non so, le schifezze dentro l'ambiente che intossicano gli Homo sapiens più tutti gli altri, compresi l'uomo. Ma vi è un'altra grandissima opportunità, miei cari accademici, che è quella dell'open science, perché praticamente noi stiamo vivendo una transizione nella quale le discipline si aprono, diventano trasparenti e quindi con queste discipline trasparenti i silos potrebbero anche scomparire e riassemblarsi in un altro modo, cioè riassemblarsi in una maniera più collaborativa, più convergente, appunto di salute circolare, cioè potremmo mettere la salute al centro delle discipline, perché vi è una grandissima convergenza di interessi intorno alla salute in questo mondo. Ma come si può fare a ottimizzare, no, la salute dell'uomo, degli animali, dell'ambiente? Insomma, è una cosa un po' complicata. Ecco, io vorrei darvi un paio di idee. Un'idea che riguarda il passato e un'idea che riguarda il futuro. Ma ce ne sono altre e ce ne vorrebbero altre. Ci vorrebbero che gli accademici pensassero a delle idee di lungo termine, insomma, di visione. Allora, il problema del passato. Voi sapete che prima del Covid la più grande minaccia per la salute pubblica era l'infezione antibiotico resistente.
Queste è stata fatta la commissione, l'OMS si è riunito, hanno fatto eccetera, eccetera, e hanno fatto un piano per l'antibiotico resistenza. Allora, secondo voi il Covid può essere che ci ha avuto effetto zero sull'antibiotico resistenza? Io credo di no. Cioè, io credo che il Covid può aver avuto degli effetti devastanti in alcuni contesti dove sono stati usati più antibiotici, più antibiotici, più antibiotici, e invece in situazioni dove magari il supporto di base per i pazienti era diverso, magari dove c'era più igiene, gli ospedali più puliti, eccetera, eccetera, magari loro di antibiotico resistenza c'è stato anche di meno, perché lavarsi più le mani, essere molto più attenti, mettersi tutti quegli scafandri. Ecco, allora, se prima questa era una priorità, adesso lo vogliamo capire o non lo vogliamo capire che effetto ci ha avuto sull'antibiotico resistenza? E per capirlo, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo finalmente mettere insieme tutti i pezzi che contribuiscono all'antibiotico resistenza, che non sto qui a spiegarvi perché certo lo sapete ancora meglio di me. Però bisogna farlo oltre le discipline, oltre i settori e oltre la geografia, bisogna farlo a livello internazionale, cioè non possiamo perdere questa finestra, sarebbe proprio da stupidi. Che cosa facciamo? Ne riparliamo fra 10 anni? Ecco, la seconda cosa che vi vorrei dire è che ci siamo di punto in bianco resi conto di alcune cose meravigliose, cioè del potere dell'immunizzazione. Abbiamo visto che l'immunizzazione oggi è capace di generare un prodotto, arrestare completamente dalla forma clinica, la manifestazione della forma clinica e azzerare praticamente le morti, che è una cosa miracolosa. Cioè, guardate che il vaccino dell'influenza è fatto di l'influenza quando funziona tanto, il 50%, cioè vi rendete conto, noi stiamo lavorando con dei prodotti straordinari che però sono destinati solo a una parte dell'umanità. E quindi su questa cosa c'è una grandissima riflessione che ovviamente tocca tutta una serie, no, di ragionamenti. Però a me mi viene da dirvi una cosa, scusatemi tanto, voi siete veterinari, quindi certe cose secondo me le capite anche senza che le devo spiegare 5 volte, perché quando ne parlo ai non veterinari mi guardano come se fossi matta. Scusate, ma noi nel 2021 ancora stiamo facendo i vaccini come li faceva Pasteur? Ma che problema ci abbiamo? Ma perché dobbiamo spedire i vaccini con la catena del freddo, con gli aerei, e non siamo capaci di fare dei vaccini termostabili? Ma i veterinari lo sanno quanto sono importanti i vaccini termostabili, lo sanno, perché eradicare perché la peste bovina noi l'abbiamo eradicata perché c'è stato l'ultimo pezzo di campagna che è stato fatto con un vaccino termostabile. Ci sono tante malattie degli animali che tengono in ginocchio parti intere del mondo che potrebbero beneficiare dei vaccini termostabili. Allora, quello che vi dico io, ma vi pare a voi che noi oggi ancora dobbiamo andare con questa roba qua? No, noi dobbiamo essere coraggiosi e dobbiamo dire è una necessità oggi avere dei vaccini che possono essere mantenuti a temperatura ambiente. Come li fai? Migliori quelli che ci abbiamo, investi nella tecnologia che di miglioramento, di additivi, tutte queste cose qua, e poi cominciamo a fare vaccini di nuova generazione, tipo vaccini stampati in 3D, tipo nanocarrier, tipo vaccini, cioè facciamo delle cose nuove, no? Ecco, perché se noi riuscissimo a portare a casa questo obiettivo, noi potremmo beneficiare la salute dell'uomo. Tutte le malattie prevenibili dell'uomo potrebbero essere azzerate. Guardiamo da qui a 20 anni. A 20 anni. Si potrebbe, beneficerebbero gli animali. Tutte le malattie veterinarie potrebbero essere degli animali da reddito. Si ridurrebbe l'antibiotico resistenza, perché si sa che se gli animali da reddito si vaccinano e non ci sono quelle complicazioni batteriche secondarie. Quindi si potrebbe abbassare significativamente l'impatto delle malattie prevenibili e si sarebbe anche più ecologici, perché non c'è bisogno dei congelatori e non c'è bisogno
di usare dei gas per il raffreddamento che sono dei gas che sono, insomma, con la loro bella impronta di carbonio. Quindi sarebbe proprio una bella cosa se noi per il futuro riuscissimo a guardare oltre, no? E riuscissimo a capire quali sono le sfide, quali sono i colli di bottiglia che questa, diciamo, emergenza sanitaria ci ha mostrato e come noi possiamo in maniera integrata guardare alla salute e finalmente riconoscere alla salute il valore di sistema che è tanto caro ai veterinari, cioè e il cibo, e la nutrizione, e l'acqua che bevi, e le zoonosi, e le malattie trasmesse da vettori. Cioè, è il momento di prendere questa conoscenza, di tirarla fuori dalla veterinaria e di andare a colonizzare altri ambienti, altre discipline, perché ce n'è bisogno. E con questo concludo dicendovi che io credo che, essendo la pandemia l'evento più misurato della storia, abbiamo una quantità di dati che sono, non abbiamo mai avuto tanti dati su un'emergenza, su una malattia. Ecco, sarebbe bello se questi dati noi riuscissimo a incrociarli e riuscissimo a, così, a usarli per capire appunto le interrelazioni che ci sono fra uomo, animale e ambiente che questa pandemia ci ha, diciamo, mostrato e ci ha fatto scoprire. Quindi con questo vi ringrazio e sono stata molto contenta di esserci e di parlare a una platea di persone che sono certa avranno vibrato con me molto di più di altre categorie di persone che invece non riescono proprio a vedere l'immediatezza dell'importanza di avere un approccio circolare, no? Perché è una cosa un po' nuova, quindi però ho sentito che mi avete seguita. Bene, grazie Ilaria, quanto più riuscirai a fermarti con noi, anche dovesse esserci un pochettino di discussione finale, ti dico grazie in anticipo, so però che hai degli impegni, grazie comunque. E con l'ultima relazione invece giochiamo in casa. L'ultima relazione è tenuta dalla professoressa Alessandra Scagliarini, professoressa ordinaria di malattie infettive degli animali domestici e nel nostro Ateneo è anche prorettrice per le relazioni internazionali. La professoressa Scagliarini da lungo tempo si occupa di tematiche One Health, è stata citata proprio a questo dalla professoressa Re nel suo intervento 2 settimane fa, fa parte del gruppo One Health operativo nel nostro Ateneo e oggi Alessandra ci parlerà della natura sindemica del Covid-19. Prego Alessandra e grazie. Grazie, spero che vediate il mio schermo. Sì, benissimo, grazie. Allora, grazie Giuseppe, grazie al professor Tega, grazie a tutti i relatori, Ilaria, Nicola e Saverio che sono amici. E ho l'onore di chiudere questa bella iniziativa e ho l'opportunità di riprendere un concetto che era stato solamente accennato dal professor Ioannidis alla fine del suo intervento il 12 maggio, cioè il concetto di Covid-19 come malattia sindemica più che pandemica. E cercherò di ripercorrere alcune delle fasi salienti di questa pandemia per cercare di commentare insieme a voi tanti aspetti che già sono stati anticipati da chi mi ha preceduto, ma che secondo me necessitano ancora di riflessione. Ilaria ha appena detto l'importanza dell'integrazione delle conoscenze. Purtroppo questa pandemia ci ha fatto vedere che ancora questa integrazione non c'è. E quando nel marzo del 2020 il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato il Covid-19 una infezione pandemica,
improvvisamente una malattia che sembrava lontana è diventata un problema, il problema di tutti i politici del mondo. Le malattie infettive, soprattutto quelle epidemiche, nel mondo occidentale sembrano sempre qualcosa di lontano, di solito caratterizzano i paesi in via di sviluppo, low income countries, medium income countries, però i paesi industrializzati ormai nel periodo, diciamo, post-infettivo, quello della scoperta di antibiotici, quello della scoperta dei vaccini, sembravano totalmente controllabili. Infatti, in questa dichiarazione, il direttore generale diceva appunto che questa sarebbe stata una infezione pandemica, ma che sarebbe stata controllata. Questi sono i dati di oggi che ci dicono qualcosa di un pochino diverso. È vero che adesso abbiamo la campagna vaccinale, che in molti paesi stiamo vedendo per fortuna una diminuzione di casi, ma sappiamo che abbiamo ancora dei cluster molto importanti. Il più pericoloso e anche preoccupante, anche per gli effetti devastanti della carenza di ossigeno che c'è in India in questo momento, ci fanno ancora capire che il problema non è così lontano. Le varianti, ne ha parlato prima Nicola, questi sono virus che sono in grado di mutare, ma qui ci sono ancora dei focolai, non c'è solo l'India, c'è il Brasile, c'è l'Argentina, c'è la Colombia, e quindi sono, diciamo, questi sono i dati proprio di oggi che ci fanno vedere che, insomma, non siamo stati ancora in grado veramente di controllare. Durante questo anno la malattia è arrivata veramente dappertutto, anche in Antartide, tanto è vero che sono stati riscontrati dei casi umani nelle stazioni di ricerca in Antartide, e quindi si è temuto molto per la trasmissione anche ad animali che vivono in quelle latitudini. Per fortuna per ora, insomma, siamo ancora abbastanza tranquilli. Ma questo perché? Perché il virus può essere eliminato e può essere ritrovato anche, per esempio, nelle acque reflue, e queste stazioni di ricerca, così come i turisti, che però per fortuna si erano ridotti l'anno scorso, può essere una modalità di trasmissione di contaminazione ambientale. Allora, quando è scoppiata questa pandemia, ci siamo trovati tutti a dover avere a che fare con qualcosa di sconosciuto e completamente fuori controllo. E questo è lo schema che tutti noi abbiamo imparato a riconoscere quando abbiamo studiato malattie infettive. Quindi la malattia è una malattia infettiva, una malattia trasmissibile, è il risultato dell'interazione tra patogeno, ambiente e ospite. Per noi veterinari l'ospite in realtà sono gli ospiti, perché noi siamo abituati a considerare l'uomo come uno dei tanti animali. Questo triangolo che porta a una visione abbastanza lineare, un pochino di causa-effetto, e la mia presentazione vorrebbe un pochino andare a criticare questo tipo di approccio, perché in realtà il Covid, così come molte delle emergenze epidemiche che purtroppo dovremo ancora affrontare, sono molto più diciamo complicate, più difficili da affrontare con un approccio lineare. Sul patogeno, in realtà, vi ha già detto molto il professor De Caro, e quale fosse l'origine del Covid, origine naturale, origine artificiale, un esercizio di gain of function nel laboratorio di Wuhan, oppure appunto come diciamo importanti riviste, importanti pubblicazioni ci hanno confermato, si tratterebbe invece di un virus, come tanti altri coronavirus, originato nel pipistrello, che ha fatto un passaggio probabilmente in un ospite intermedio. E queste, diciamo, sono la pubblicazione, diciamo, del marzo, dell'aprile dell'anno scorso, e poi questo invece è il report dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha fatto un sopralluogo, come sapete, nei primi mesi di quest'anno. Nonostante quello che ci ha detto il professor De Caro, e cioè che i coronavirus sono estremamente diffusi in natura e sono estremamente diffusi negli animali, e diciamo l'uomo è una delle specie animali che può essere colpito dai coronavirus, l'approccio One Health, cioè l'approccio che tiene conto appunto di uomo, ambiente e animali e appunto dell'agente eziologico, non è stato veramente affrontato. Tant'è vero che queste sono le pubblicazioni che io sono andata a vedere tra gli anni 50 e il 2000, e poi tra il 2000 e il 2021. La barra blu sono le pubblicazioni sui coronavirus che riguardano gli animali.
E come potete vedere, praticamente fino al 2000 le pubblicazioni in campo veterinario, le scale non corrispondono, vedete, sono sempre molto più numerose in campo veterinario rispetto a quelle in campo umano. Cosa succede? Succede poi che dal 2000 al 2003 praticamente compare il SARS, SARS-1, successivamente poi il MERS, come ci ha detto il professor Tecaro, e vediamo che le pubblicazioni cominciano a equivalersi tra il campo veterinario e il campo umano. Fino a che negli ultimi due anni vedete che il numero di pubblicazioni che riguardano prevalentemente l'uomo e la visione appunto nell'uomo cominciano a diventare diciamo enormemente più grandi, ma comunque i veterinari o comunque chi si occupa dei coronavirus animali continuano costantemente a occuparsi di questo. Nonostante ciò e nonostante non si sapesse praticamente nulla di questo nuovo virus quando questo è comparso, la trasmissione di informazioni tra il campo animale e il campo umano sono state veramente molto molto poche, molto molto scarse. Questo è stato diciamo un problema anche di perdita, secondo me, di grandi energie, perché come si trasmette questo virus? Si trasmette solo tramite la via respiratoria oppure ci sono altre vie di trasmissione? Come ci è già stato ricordato, i coronavirus si trasmettono anche per via enterica e in effetti poi successivamente ci sono state delle pubblicazioni che hanno dimostrato come SARS-CoV-2 sia in grado anche di dare delle forme enteriche con diarrea, e non a caso uno dei più grossi focolai che ci fu nel 2003 a Hong Kong con il SARS-CoV-1 fu proprio legato a il ricircolo di goccioline che si producevano proprio quando si andava a defecare, si producevano appunto questi aerosol che in questi bagni privi di finestre ma con un sistema di ricircolo dell'aria hanno portato la trasmissione a un numero molto molto elevato di persone che vivevano nello stesso stabile. Quindi tante domande che ci si faceva all'epoca in realtà avevano già una loro risposta nel campo animale, ma la comunicazione tra questi due campi è stata veramente molto scarsa, e questa è stata una delle cose che mi ha colpito di più durante questa pandemia, perché in realtà c'era un tesoro di informazioni che avrebbe forse anche ridotto un pochino i tempi per arrivare a alcune decisioni in campo sanitario, quindi misure sanitarie. Ad esempio, il coronavirus bovino si è visto che può contaminare anche i vegetali, quindi una via di trasmissione può essere anche il consumo di alimenti contaminati, e può rimanere anche infettante per due settimane a temperatura di refrigerazione, quindi un alimento contaminato può rimanere tale anche in frigorifero. Poi si è visto che il virus della diarrea epidemica del suino è arrivato probabilmente negli Stati Uniti con delle partite di soia contaminata dalla Cina, e quindi questo ha dimostrato come ci fosse la possibilità di trasmettere un coronavirus anche a lunga distanza, proprio grazie al fatto che questi virus sono comunque, pur avendo l'envelope, abbastanza resistenti. Quali sono invece gli effetti del clima? Forse vi ricorderete, l'anno scorso diceva ma in estate scomparirà perché comunque la temperatura calda, eccetera. In realtà già l'Organizzazione Mondiale della Sanità disse ma non si sa se miglioreranno tanto le condizioni durante il periodo estivo, almeno diciamo nell'emisfero nord. In realtà si è visto che anche a temperature abbastanza alte, quando la carica è molto alta a livello ambientale, non succede quasi niente. Insomma, questo è un virus che è molto più resistente rispetto al virus influenzale nell'ambiente, anche a delle temperature importanti. Ma questi dati esistevano già, perché questi sono per esempio alcuni dati che io ho trovato sulla gastroenterite trasmissibile, su altri coronavirus, anche quelli della SARS, sui quali già sapevamo molte cose: quanto resistevano a una certa temperatura, a che livello di umidità. Ecco qui invece che vediamo i grafici che forse ricorderete, no? Allora, le misure di sanità pubblica per contenere la diffusione del Covid. Questo è un grafico che viene da una pubblicazione su Lancet di Anderson di marzo del 2020, no? Allora, questi erano dei grafici che si basavano innanzitutto su una quantità di dati sproporzionata provenienti dai paesi asiatici e pochissimo da altri paesi. Ovviamente questo era dovuto al fatto che in quei paesi c'era stata una diffusione molto più precoce, il virus era trasmesso prima in Cina, poi in altri paesi asiatici, poi è arrivato in Europa, ma comunque tutti i dati che arrivavano, anche per la stima dell'R0, che è fondamentale, è il tasso
diciamo di contagiosità è il cosiddetto basic reproductive ratio, cioè il numero medio di casi secondari causati da un caso primario, venivano stimati grazie a dei dati sul tracing che erano stati fatti in Cina. Ovviamente con delle condizioni di dinamica di popolazione, di ambiente, di misure di controllo completamente differenti da quelle che poi si sarebbero realizzate in altri paesi. Quindi fondamentalmente cosa ci diceva questa curva? Ci diceva che per poterla appiattire, e qual era l'obiettivo di appiattirla? Quella di ridurre gli ingressi in ospedale, di ridurre il carico di pazienti ricoverati, perché gli ospedali sarebbero andati in overload e le terapie intensive non sarebbero riuscite a fare fronte a questo numero eccessivo di pazienti. Quindi comunque questo era un grafico abbastanza semplificato, basato su dei dati diciamo un po' discutibili o comunque riferiti a solo una parte del mondo, ma con l'obiettivo che era non quello di eradicare la malattia, ma quella di rallentare la diffusione. Perché? Perché il sistema sanitario non ce l'avrebbe fatta. Poi piano piano, e qui passiamo all'ospite, si sono scoperte un sacco di cose, e cioè che questa non è una malattia che colpisce tutti nello stesso modo, è una malattia che colpisce più gravemente le persone anziane. Si è visto che c'è un'incidenza più alta, per esempio, nelle comunità nere o asiatiche, nelle alcune minoranze etniche sono colpite più duramente, c'è una correlazione strettissima con le comorbidità e quindi con una serie di malattie non comunicabili, tipo l'ipertensione, lo vedete qua, il diabete, le neoplasie, eccetera. E per fortuna invece la popolazione giovane si infetta, ma più difficilmente va incontro a delle complicazioni, e anzi, diciamo dall'altra parte, possono fungere proprio da diffusori, perché per fortuna non vengono o vengono ricoverati molto molto raramente, ma sono quelli che spesso il Covid lo hanno portato all'interno delle famiglie. Quindi si scopre che questa è una malattia che spesso va a braccetto con tutta una serie di altre problematiche sanitarie sulle quali bisognava e bisogna fare molta attenzione, che riguardano soprattutto alcune fasce di popolazione. Questo l'avete già visto, chiaramente gli animali sono stati coinvolti, di questo ci ha parlato prima il professor De Caro, ci ha parlato il professor Paltrinieri, ma noi qui dobbiamo fare una riflessione. Perché l'uomo comunque in tutta questa pandemia è sempre stato il centro della discussione. Tant'è vero che i poveri malcapitati, leoni, tigri, eccetera, si sono infettati proprio perché qualcuno gliel'ha portata l'infezione. E quindi noi siamo portati sempre a pensare che siano gli animali a trasmettere le malattie all'uomo, ma è anche l'uomo che le trasmette agli animali, perché l'uomo è un animale. E quindi questo, diciamo, schema di cui vi ha già parlato il professor De Caro, e cioè la trasmissione dal pipistrello, probabilmente passando nel pangolino e poi il passaggio ai visoni, ecco, vorrei che invece ci facesse riflettere su un'altra cosa, e cioè che sicuramente la dinamica di questa infezione è estremamente complessa, ma io vorrei prima di tutto ragionare su un'altra cosa. È vero che l'uomo è il centro di tutto, siamo esseri umani, non può essere altrimenti. Però queste sono le condizioni in cui noi facciamo vivere gli animali, e quindi nell'antropocene succede che un pipistrello che normalmente potrebbe vivere nella sua caverna viene venduto in un wet market, oppure va a vivere negli alberi del mio giardino perché c'è una sovrapposizione di habitat dovuto a deforestazione, dovuto a invasione di habitat. Il pangolino, che di solito sarebbe un animale solitario che vive per i fatti suoi molto tranquillo, viene fatto vivere all'interno di una gabbia dentro un mercato che abbiamo visto essere pieno di altri animali, a contatto con specie con le quali non verrebbe normalmente a contatto. E quindi diciamo, trasformiamo la visione egologica in una visione ecologica, cioè tutte queste cose che sono successe perché l'uomo ha creato le condizioni affinché questo succedesse. E quindi i poveri visoni, che sono anche particolarmente capaci di ritrasmettere il virus,
e che purtroppo sono stati abbattuti in grandissime quantità. Quindi qui c'è anche una questione etica, no? Abbattimento massivo di animali che vengono comunque allevati non per cibo, ma che vengono allevati per una questione un po' edonistica, diciamo la verità. Qui stiamo parlando di produzione di pellicce, quindi non esattamente un bene di prima necessità, ma che purtroppo è ancora un bene molto ricercato. E quindi animali che normalmente vivrebbero solitari vicino ai fiumi si trovano a vivere in grandi quantità in spazi angusti a contatto tra di loro e con appunto operatori magari infetti. E quindi gli animali sono diventati sì gli possibili ulteriori attori di questa dinamica così complessa, ma sono diventati sempre solo nel discorso possibili ulteriori fattori che portavano l'infezione all'uomo. Invece fino adesso abbiamo discusso del fatto che in realtà l'infezione l'ha portata l'uomo agli animali. Poi quello che è successo all'inizio col pipistrello e il pangolino è ancora molto da verificare. Ma insomma, quello di cui ci parlava il professor Paltrinieri in realtà è che gli animali si sono infettati dall'uomo e non viceversa. Poi però andiamo ai fattori ambientali, perché dobbiamo arrivare a parlare di sindemia. Abbiamo visto che le città, l'alta densità di popolazione, sono gli ambienti più vulnerabili sicuramente, sono stati più vulnerabili alla pandemia. Se poi andiamo a parlare di ambienti come gli slums e quindi queste situazioni, questo è lo slum di Mumbai, dove c'è un problema non solo di sovrappopolazione, ma anche di reflui che non vengono smaltiti in maniera ottimale, problematiche legate alla contaminazione dell'acqua. Ecco, queste sono sicuramente quelle condizioni in cui gli ultimi del mondo si sono diventati i più vulnerabili. Finalmente nel settembre del 2020 esce questo editoriale su Lancet, che riconosce una cosa molto importante. Intanto che le misure sanitarie nei confronti di Covid non possono essere uguali in tutte le parti del mondo. Cioè la strategia unica non può funzionare, perché il Covid è una malattia sindemica. E invece noi l'abbiamo trattata come una malattia pandemica, cioè una malattia uguale in qualsiasi parte del mondo, diffusa a livello globale, ma uguale in qualsiasi parte del mondo. In realtà i fattori sociali, i fattori economici, i fattori ambientali sono tutti fattori che sono diventati fondamentali nel cambiare la dinamica di questa infezione. E quindi la sindemia ha sottolineato l'importanza del raggruppamento della malattia all'interno delle popolazioni, le ragioni sociali, psicologiche, biologiche che possono modificare le interazioni tra l'uomo e il virus. Quindi il concetto di sindemia, che è stato concepito negli anni 90 da Meryl Singer, che è un antropologo americano, che proprio sosteneva come molte malattie si raggruppano in cluster mettendo insieme varie cose, e cioè condizioni sociali, condizioni culturali o altre comorbidità. E questo è importantissimo quando si vogliono gestire le malattie, perché non è un rapporto lineare di causa-effetto, non è il patogeno che entra nell'ospite e quindi abbiamo la malattia. La malattia si manifesta in quell'ospite a seconda delle caratteristiche di quell'ospite, ma anche dell'ambiente in cui vive questo ospite. E questo è estremamente importante, questa è una visione di salute unica in realtà. E quindi in questo schema che vedete, questo schema sta cercando di smontare il triangolo che abbiamo visto prima, perché in realtà non è solamente una questione di ospite, ambiente e parassita, ma l'approccio lineare appunto con questa malattia e probabilmente tante altre che ci troveremo ad avere a che fare o dover gestire, va ad alterare l'approccio lineare e va a proporre invece una necessità di un approccio sistemico. Quindi è una malattia sindemica, il Covid, e ha bisogno di una visione più ampia che deve comprendere necessariamente i fattori sociali, i fattori culturali, i fattori ambientali, e per gestire questa malattia è necessario insieme gestire una serie di malattie non comunicabili come l'ipertensione, alcune malattie cardiovascolari, il cancro e così via. Questi schemi ci offrono quindi, offrono soprattutto ai politici che poi devono andare a gestire, cioè i cosiddetti gestori del rischio, una finestra di maggiore realtà, e quindi non è possibile applicare le stesse misure in qualsiasi parte del mondo.
un approccio sindemico cerca quindi di capire perché alcune malattie si raggruppano in alcuni contesti, e queste sono per esempio, vedete, alcuni determinanti di salute che giocano un ruolo negativo nei confronti del Covid, e questo va poi anche a richiamare tutta una serie anche di obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite appunto 2030. Questo è uno schema che viene da un nostro articolo che scrivemmo all'inizio della pandemia, e cioè che intorno alla pandemia ci sono dei determinanti prossimali, dei determinanti distali che riguardano la società, che riguardano la cultura, che riguardano l'ambiente. Ma in realtà con l'approccio lineare, cioè con questa tipologia di modellizzazione, noi siamo andati a bloccare solo alcune di queste interazioni e non tutte. Ecco perché siamo ancora a gestire questa patologia. In realtà, vedete, in questa situazione, nell'antropocene, ci troviamo a dover gestire una situazione in cui abbiamo un aumento della popolazione, una sovrapposizione di habitat legata alla deforestazione, all'urbanizzazione, alla crescita di questi insediamenti anche informali, il fatto che ci sia una promiscuità tra uomo e animali in ambienti completamente diversi, anche atipici, ma soprattutto intorno a questa biosfera c'è anche una sociosfera che deve essere tenuta in considerazione. Quindi questo approccio alla salute in un ambiente socio-ecologico è estremamente rilevante con questa tipologia di malattie. Vi farò qualche esempio. Ecco qui due immagini. Questa è il lockdown a New York, assolutamente possibile, nessuno per la strada, e questo invece è durante la pandemia in uno slum di Mumbai. Come vedete, la gente non può stare in casa, perché in casa non ha il frigorifero, non ha la corrente e non può avere quello che gli serve per vivere. Noi potevamo fare la spesa online e non andare al supermercato, e questo è quello che invece succede in uno slum o anche in una città molto grande in Africa. Le persone per vivere hanno bisogno di vendere quel poco che hanno, non possono rimanere chiuse in casa. Tant'è vero che la FAO proprio nell'aprile del 2020 mandò una comunicazione piuttosto urgente dicendo: guardate che le politiche per limitare gli effetti del virus che vengono applicate efficacemente nei paesi industrializzati non possono essere applicate in Africa o nei paesi in via di sviluppo, perché le persone per vivere hanno bisogno di poter uscire e poter avere delle dinamiche normali, vanno applicate delle misure adattate al contesto, e questo potrebbe creare appunto un problema di insicurezza alimentare, eccetera. Vediamo anche qui la gestione del rischio. Questa è la gestione del rischio in Cina. Le persone hanno obbedito, sono state sottoposte al contact tracing. Già in Italia sappiamo che il contact tracing non è stato così facile da applicare perché per motivi di privacy, eccetera. In Cina questo invece è stato possibile. Guardate cosa è successo poche settimane fa in India. In India hanno fatto questa meravigliosa festival indù in cui il Covid è ritornato alla ribalta. Infatti a marzo, quando ho fatto una presentazione ai nostri dottorandi sul tema del Covid, dicevamo: ma c'è il paradosso indiano, guardate che in India i casi si stanno praticamente azzerando, adesso non possiamo purtroppo più dire questo e siamo di nuovo in una seconda ondata veramente devastante. In più, cosa sta succedendo? Sta succedendo che una serie di pubblicazioni anche molto, molto interessanti stanno mettendo in crisi e soprattutto stanno criticando moltissimo questi modelli matematici sui quali si sono basate moltissime delle misure sanitarie che tutti noi conosciamo. E quindi purtroppo l'approccio, diciamo, lineare alla malattia ha creato, diciamo, un intraprendere una serie di misure che, se sono andate bene in alcuni contesti, sono state assolutamente nefaste in altri. Come sappiamo, l'abbiamo già detto prima, ci sono ancora dei dubbi sul fatto che ci possa essere stata una diffusione a partire dal laboratorio di Wuhan, probabilmente non intenzionale, ma noi che siamo veterinari lo sappiamo, a volte possono succedere queste cose. Quindi le fughe dal laboratorio sono successe anche nel nostro campo, conosciamo, no? Casi di afta, eccetera. Quindi questo nessuno lo può negare, e quindi è necessario fare ulteriori approfondimenti. L'antropocene quindi è un momento
diciamo, un'era geologica molto, molto complessa, dove le sfide globali saranno sempre più complicate, tant'è vero che c'è chi ipotizza che la prossima era geologica si chiamerà Zoonosicene, proprio perché queste sovrapposizioni tra uomo e animali di vario tipo, domestici, selvatici, cambiamenti climatici e problematiche legate all'acqua, eccetera, inquinamento, faranno in modo che la diffusione di, o comunque i salti di specie, la diffusione di patogeni tra l'uomo e gli animali e viceversa saranno sempre più frequenti. Ecco perché è fondamentale riconoscere anche la natura sindemica delle malattie, avere un approccio multidisciplinare, come ci diceva prima la professoressa Capua, quindi cercare di essere, di collaborare ognuno per la propria disciplina nel capire meglio dei fenomeni che sono sempre più complessi, queste sono le cosiddette Global Change Syndrome. E quindi per avere a che fare, per gestire delle malattie che hanno così tanto a che fare con fattori sociali e ambientali, è necessario una collaborazione intersettoriale. Per fare questo bisogna applicare l'approccio alla salute unica, alla salute circolare, in modo che si possano disegnare e implementare delle politiche adattate al contesto. Purtroppo, ecco, una cosa che è stata pubblicata pochi giorni fa, sembra che da uno studio fatto da Federchimica AISA, nonostante tutto quello che abbiamo vissuto negli ultimi 18 mesi, soltanto due italiani su 10, quindi 8 su 10, non ha mai sentito parlare di zoonosi. E questo ce la dice lunga su un'altra cosa che come accademici dobbiamo imparare a fare. In questi mesi abbiamo parlato molto tra di noi, abbiamo pubblicato su riviste incredibilmente impattate, ma è necessario avere anche la capacità di comunicare alla popolazione quello che sta succedendo nel modo più chiaro possibile. Credo che la professoressa Capo in questo abbia fatto molto, anche per la nostra professione veterinaria, insomma, per fare capire che poi per noi non c'è una barriera in realtà tra uomo e animale. E quindi passare da una visione egologica a una visione ecologica, nel quale l'uomo e gli animali condividono dei rischi, ma possono, con delle politiche un po' più lungimiranti, condividere anche dei benefici. E quindi cominciare a impostare le politiche sanitarie con una visione di salute unica o di salute circolare in cui questo venga riconosciuto. E concludo con questa frase che tutti noi conosciamo del professor Virchow, che era un patologo, era uno scienziato, era un antropologo ed è stato anche un politico, e diceva appunto che le epidemie sono dei fenomeni sociali prima che dei fenomeni medici. E fu lui a riconoscere che tra gli animali, tra la medicina animale, la veterinaria e la medicina umana, non ci deve essere nessuna separazione, perché anche se l'oggetto è differente, soprattutto nella clinica, in realtà uno nutre l'altro. E quindi, insomma, mi sembra un buon modo per concludere questa sessione che reputo sia stata molto importante per cercare un po' di condividere le nostre reciproche conoscenze. Grazie. Grazie Alessandra, direi che l'obiettivo che avevo nel pianificare questa giornata di trasmettere il ruolo, che il contributo che la medicina veterinaria può dare nella gestione del One Health e nello specifico per quello che abbiamo visto della gestione del Covid-19, penso sia riuscito. Io non so se ci sono interventi, riconosco che siamo andati un pochettino fuori, ma direi che il tempo è stato anche necessario perché i relatori potessero dare un linguaggio anche più accessibile ad altri che non sono casomai strettamente di impronta scientifica. Io ho qui la mia casella di posta elettronica, vedo che non... ad ora non mi sono ancora arrivate domande. Se qualcuno vuole porre delle domande ai tre relatori, sono rimasti perché Nicola, Alessandra e Saverio sono presenti. Nicola, Alessandra, sì, Saverio, perché Ilaria è dovuta andare via, ha salutato tutti. Se ci sono domande, chi è diciamo nell'aula Zoom può tranquillamente aprire il microfono e fare domanda, oppure mandarla sulla chat. Io qui da chi sta seguendo su YouTube non vedo arrivare domande.
Se non ci sono domande, io ringrazio i relatori e spero che il pubblico abbia gradito l'impegno, l'organizzazione di questa giornata. La giornata sarà comunque disponibile fra un po' registrata sul canale, tra gli eventi, sul canale YouTube dell'Accademia, e ringrazio ancora a nome di tutti quanti coloro che hanno partecipato a questa riunione. Ringrazio a nome mio e loro e dell'Accademia i relatori per i contributi che ci hanno dato. Ne approfitto per salutare Alessandra, Saverio e Nicola, è un grande piacere vedervi. È stata una giornata, sono state relazioni veramente bellissime, per cui grazie veramente. Vedo che si è ricollegato. Mi sono ricollegato, ciao Giuliano. Ciao. Niente, no, prendevo la parola solamente alla fine per ringraziare Giuseppe che è stato fondamentale nell'organizzazione di questi due giorni che si è articolata poi in due momenti un po' diversi, doveva essere un giorno subito dietro l'altro, ma mettere insieme così tanti eccezionali relatori non è stata un'impresa facile, però credo che sia veramente stata una opportunità e anche un dovere da parte dell'Accademia di rendere questo problema grande, grandissimo che ci ha colpito, un problema che deve essere compreso e deve essere visto proprio dalla gente, deve andare nel sociale. Se ha ragione la nostra Alessandra quando diceva inutile, è fondamentale che ci si parli tra di noi, però bisogna poi arrivare a parlare alle persone, il medico parlare con i suoi pazienti, cosa che purtroppo non è accaduta molto spesso in questo periodo, devo sottolinearlo da medico, un po' mi devo vergognare. E allora queste due giornate sono state delle cose veramente veramente eccezionali. E poi chiudo con una battuta che è un po' battuta ma neanche tanto, noi medici a volte siamo così un po' un po' superbetti, cioè, ma no, il veterinario. E io ricordo una frase del professor Gentile, che era un mio carissimo amico, oltre che essere conterraneo. E lui faceva sempre, col suo parlare la R moscia, il dialetto un po' abruzzese, cioè, perché voi siete bravi, bravi, bravi. Ma a me, io che mi interesso di boiatria, la mucca non mi dice mica cosa sente, io devo capire effettivamente qual è la sua patologia. E questo adesso... permettetemi questa battuta, così è anche il ricordo di un altro grande della veterinaria bolognese che non abbiamo più qui tra noi. Quindi grazie Giuseppe, grazie a tutti e un grazie anche al dottor Lobuglio che ci ha seguito e ci ha guidato, che senza la sua attività avremmo fatto non uno Zoom, ma uno Zoom in basso. È stato fondamentale, grazie davvero. Bene, grazie a tutti, arrivederci, grazie, ciao. Ciao Prof. Marcato, ciao. Ciao. Ciao Giuliano. Arrivederci. Ciao Giuseppe.